Bellissime donne, che bello avere in studio due donne, finalmente. Finalmente. Però questa mattina poi tutto sommato devono anche in modo un po' indiretto o no dire anche l'età perché si parla. Vabbè, ma credo che le portano davvero molto bene. Allora, intanto saluto Anna Veronelli, Presidente del Consiglio Comunale di Como, che torna finalmente dopo lungo, lunghissimo periodo a trovarci. È vero, Buongiorno è Anna. vero. Buongiorno a tutti, Buongiorno, ma buongiorno a non ti te. stiamo antipatici, no? Perché non ti abbiamo più Ti visto. voglio un sacco bene, Ah, quindi ho meno male. l'onore di tornare qui. Ok, Meno male. E molto anzi, bene. tornerò anche settimana E prossima. torni anche settimana, già che ci sei, adesso ne approfittiamo. Chi c'è al tuo fianco? Ce la presenti? A mio fianco c'è Nadia Fusetti, che è una mia coetanea. L'età del signore non si chiede mai, No. ma tanto lo diciamo noi, facciamo outing, siamo qui per questo. Quest'anno abbiamo compiuto 50 anni. Io e Nadia in particolare ci conosciamo da 40 anni, perché eravamo alle scuole medie insieme. Lei è la vice Rosa d'Oro della classe 1970 della Stecca di Como e io sono la vicepresidente. Siamo qui in rappresentanza della nostra classe, vi portiamo i saluti di Davide Fontana, che è il presidente della Breva 70, e di Federica Tenti, che è la Rosa d'Oro della Breva 70. Per motivi di lavoro a quest'ora Oh, non ci beh, sono, certo, ci mancherebbe. magari prossimamente ci organizziamo perché vengano anche loro e vogliamo raccontarvi di cosa finalmente siamo riusciti a organizzare. Esattamente, brava. Infatti, hai detto finalmente, no, anticipacelo solo, poi parliamo con Nadia, ovviamente, di questo evento che è in programma sabato prossimo, e ormai manca pochissimo, 10 di ottobre. Avete scelto una bellissima location che è il Lido di Bellagio. Allora, chi ci ascolta immagino saprà che cos'è la Stecca. È un'associazione che è nata ormai 61 anni fa, che l'anno scorso ha preso Ha l'Abbondino preso anche d'Oro, l'Abbondino d'Oro la Stecca, perché è brava. un'associazione straordinaria di persone che quando compiono 50 anni si ritrovano, organizzano eventi divertenti, culturali, di approfondimento, qualsiasi cosa serva per stare insieme bene, passando del buon tempo di qualità insieme, e soprattutto ha come finalità quella del ben per un ben. Che traduciamo dal dialetto, Brava, meglio. il bene per il bene, Ah, ok. perché ogni evento che organizzano le classi della Stecca, tutti quelli che da 60 anni si ritrovano, vanno in beneficenza. Quindi noi che quest'anno compiamo 50 anni, entriamo finalmente Sì. nella Stecca, un po', insomma, una botta, compiere No. 50 anni. Quando ero una bambina pensavo, ah, chissà nel 2020, non mi sarei mai immaginato un anno tremendo così. Ah, quell'anno È sì, arrivato sicuramente. l'anno del 50esimo anno, nell'anno peggiore, Devastante, sicuramente. devastante. Vabbè. Passiamo a 51 e organizziamo una cena di beneficenza in un luogo Chiesa. straordinario, divertentissima perché è una cena anni 80 in tutti i sensi. E adesso vi racconteremo un po' i dettagli con Nadia, Nadia. allora ce li facciamo raccontare da Nadia, ovviamente. Perfetto, adesso togliamo pure la mascherina. Buongiorno a Buongiorno tutti! Nadia, Buongiorno, per me è buongiorno. la prima volta, Ah, che quindi sono felicità. Sempre sicuramente la prima messo volta. 50 Adesso anni. 50 Hai messo 50 anni per venire alla radio. Assolutamente sì, però quando abbiamo compiuto 50 anni, era cioè a gennaio, all'inizio dell'anno, ci è arrivata questa lettera dalla Stecca, che in qualche modo con un po' una chiamata, e eravamo assolutamente in maniera estremamente da entusiasti, ci siamo ritrovati pochissime volte dal vivo, tra l'altro, perché poi è subentrato il Covid e quindi abbiamo iniziato a organizzarci, abbiamo detto adesso come facciamo, insomma. Quando inizia una nuova classe e si aggrega la Stecca, deve anche scegliere il proprio nome, il proprio motto, È per e quello che avete quindi scelto Breva 70. volevo Ah, raccontare, infatti, racconta, giusto racconta. così perché può essere così interessante, carino. Dopo 60 anni, ovviamente, tutte le varie classi avevano già sfruttato quasi tutti i simboli della città, non rimaneva Non c'è quasi più più niente. niente. È vero, Per perché cui diventava un'opera difficile. Ma adesso, un po', forse per mia deviazione professionale, cercare il brand nel marketing è una cosa estremamente importante. Per cui ho cercato di guardare questa città dall'alto e ho detto: ma cosa abbiamo ancora da poter sfruttare? E ho pensato al vento, a uno dei due venti caratteristici del lago che sono la Breva e il Tivano, e quindi questo Breva 70 mi suonava bene. Vento che auspicabilmente di buon cambiamento, di buone news, e quindi l'ho proposto ed è stato, poi tra l'altro la Breva è stata utilizzata anche come nome per aziende del L'ha comasco, usata anche Davide Van der Sfross l'ha per una usata Van der canzone. Sfoss, l'ha usata addirittura la...
come si chiama, la Moto Guzzi per una, dare il nome a una sua moto. Hai ragione, adesso hai ragione, è vero, sì, c'è sì. Anche la Moto Guzzi l'ha usata. Però la Breva 70 non c'era ancora, quindi e questa è stata un po' la genesi di come è nato un po' il nome. Tra l'altro i velistici sono un po' saltati a dovere, non è proprio un vento così simpatico in realtà, però è vero. Noi lo faremo diventare simpatico. E poi il motto, no? Serviva anche il motto, anche lì, caspita, il motto. Abbiamo proposto una frase appunto che ha citato Van der Sfross, che c'è in una sua canzone che è dedicata proprio al vento. Ah, ecco qua, bravo. Esatto. E poi, siccome io ho vissuto tanti anni all'estero, il Covid mi ha un po' riportato nella mia terra natia, ho pensato di coinvolgere, ho detto, questa breva di quest'anno dobbiamo internazionalizzarci, perché ci sono tantissimi stranieri che adorano il lago di Como, e Como stessa, quasi a volte più dei lariani, sono appassionati, tornano ogni anno, no, sul lago. Potendolo quindi, fare, quest'anno purtroppo tanti no, non l'hanno potuto. Invitiamo a tornare appena sarà possibile. Certo. E quindi parlando con degli amici all'estero, in inglese, questa associazione è breve, questi, brave, what is it about? E quindi brave è stato storpiato, che ci piace comunque per coraggio, coraggiosi, ho comunicato ad Anna questa cosa e in una delle sue notti insonni... Cosa è saltato fuori, quindi Anna? In una delle mie notti insonni ho coniato il motto, perché, dobbiamo dirlo, a Nadia si deve il merito del nome Breva 70, del logo Breva 70, tra l'altro un nostro coetaneo Franco Cesta che l'ha disegnato, perfetto. Il bello. Lago che sintetizza, lo vedete, il lago, il vento, il nome e la nostra classe, okay. capolavoro, ci piace tanto, azzurro e rosa, esatto, proposito, per dire degli uomini e delle donne della nostra classe. Brave! Va bene, insomma. Insomma, in una notte insonno ho detto, caspita, Nadia aveva proposto come motto un verso di una canzone di Davide Van der Sfross tratta dal suo disco Opera e Tivano. E io ci ho pensato, be brave. Abbiamo fatto una cosa che non ha mai fatto nessuno, visto che dobbiamo lavorare a distanza su ogni cosa per il momento, quasi ogni cosa per il momento, abbiamo fatto un sondaggio online. Chiunque poteva votare e scegliere il motto, l'uno o l'altro. C'è stata una valanga di voti, abbiamo fatto votare tutti, ovviamente, gli amici, i parenti, quasi anche i miei gatti, e c'è stata una cosa clamorosa. Pareggio assoluto. Ah, per bacco! Pareggio assoluto, ma centinaia di voti, pareggio assoluto, che non capita praticamente e quindi? Mai. C'è stato un solo voto di differenza che abbiamo chiesto, perché abbiamo detto, dobbiamo far votare qualcun altro, e ha vinto questo logo qua. Questo motto qua, be brave, in effetti di coraggio. Be brave, giusto, è questo, Anna? Sì, be brave, di coraggio brave. Quest'anno ne serve tanto. Perfetto. A tutti, anche a noi, per organizzare questo evento sabato. Beh, coraggio, coraggio sì, però anche grande attenzione, quindi ecco, questo va detto, lo voglio ricordare, Anna. Intanto vi saluta e ci saluta Emanuela che è della classe Rosa d'Oro, classe del 52. Ciao Emanuela, buongiorno. Che dice che questa beneficenza fa molto bene al cuore, eh? Ok, perfetto. È vero. Allora, velocemente per dire che il nostro primo evento sarà una cena anni 80, organizza un altro nostro coetaneo straordinariamente bravo che è Riccardo Cecconello, nella cornice incredibile del Lido di Bellagio, che è meraviglioso. Dobbiamo fare qualche chilometro, ma ne vale assolutamente la pena. Il numero di posti è limitato perché rispetto alla capienza ovviamente, certo, dobbiamo essere esatto. In pochi per mantenere il distanziamento, rispettare le norme di precauzione. Ci sono ancora posti, sì. Qualche posto libero c'è, la cena costa, la cena e la serata, 40 euro che servono a pagare la cena ma anche a contribuire alla raccolta fondi. La nostra classe ha scelto di destinare il ricavato delle proprie iniziative a qualcuno che voi conoscete molto bene, che è la Fondazione Scalabrini. Ah, ecco, perfetto, okay. Questo è molto importante. No, ricordo anche la nostra amica Anna che ci sta guardando. Sì, la mascherina ce l'hanno, io lo faccio togliere a chi però. Chi deve parlare, visto che stiamo con l'altro, la tiene, ovviamente. Questo, se no, altrimenti diventa oggettivamente. Non è che non ci sono le mascherine, no, lo voglio precisare, per amor di Dio. È oggi che da oggi è obbligatorio averla e tutti ce l'avranno sicuramente.
gli ospiti ovviamente chiediamo a chi parla ovviamente di toglierla e chi non parla di indossarla, ma credo sia un modo anche comunque importante per rispettare quelle che sono le disposizioni e le normative. Ecco, molto importante la finalità, quindi Nadia, diciamo la serata bella sicuramente, grande location, anni 80 abbiamo detto sicuramente, sì, che vi riporta un po' indietro, ci riporta un po' tutti indietro. Quindi è assolutamente una serata, un evento benefico. Una cosa che tengo a dire è che noi viviamo della generosità degli amici che vogliono sostenerci, perfetto. Quindi è un'associazione alla quale si può iscriversi, si può diventare associati, sono cifre veramente comunque circoscritte, una trentina di euro all'anno per essere parte di questa iniziativa, di questa associazione, e addirittura abbiamo una promo, come si fa nel marketing, visto che è un anno così tremendo, abbiamo con 10 euro semplicemente si entra a far parte della nostra associazione quest'anno, e a quel punto come beneficio si ha sicuramente quello di far parte di queste iniziative solidali, ma anche di ritrovarsi, no, con quello che ci ha unito negli anni. Stiamo facendo vedere la vostra pagina Facebook, Breva 70. Abbiamo una pagina Facebook aperta, pubblica, alla quale, ovviamente nella quale pubblichiamo tutte le nostre novità, e poi abbiamo un gruppo privato per chi volesse entrare e conoscere in dettaglio magari alcune nostre iniziative, può chiedere l'accesso. E dicevo, per condividere insomma quello che un po' è stato il nostro trascorso negli anni 80, che forse siamo stati anche molto fortunati ad aver vissuto. E, gli anni dei paninari, giusto, sì, abbiamo nella nostra locandina dei motivi per associarsi, abbiamo il tempo delle mele da ragazzine ce lo ricordiamo, è vero, questo mi era sfuggito. I paninari no, io sono un pochino prima degli anni, qualche anno prima di voi, però vabbè, più o meno l'ho vissuti anch'io, eravamo insomma siamo di quella generazione, sì, assolutamente. Vabbè, quindi è un modo di sfruttare le location meravigliose che abbiamo sul nostro lago. Vabbè, appena Lido di Bellagio, ci sono stato quest'estate, tra l'altro colgo l'occasione per salutare anche Tote, che è un grande DJ, un carissimo amico, mi ha portato lì quest'estate, ha voluto a tutti i costi che fossi lì alla serata a luglio, posto straordinario, bellissimo, quindi è un posto, sarà veramente molto molto bello, Anna, sabato. Ecco, lo dico perché possono venire quelli che sono nati nel 1970, brava, ti stavo chiedendo ma anche no, tutti quelli delle classi precedenti, ma anche più giovani che vogliono passare una serata. Non è che li buttate via, divertente, no. No, l'unica cosa che bisogna anche perché noi siamo più giovani in quel caso. Bisogna iscriversi, no, quello è importante, no, perché dobbiamo essere tutti, ricorda, ecco, tracciati. Ricorda ancora, perché le norme anti-Covid sono molto importanti, tra l'altro proprio oggi c'è il nuovo DPCM, quindi massima attenzione. Sulla pagina Facebook trovate tutte le indicazioni per potervi registrare. Okay. Ci si registra, si riceve un numero di accesso, con il Lido manda un QR code che serve a identificare all'entrata, certo. Poi si fa un bonifico oppure si paga la sera stessa in sede. Lo ricordo, sono 40 euro per una serata divertente, mangiamo delle cose che probabilmente ci ricordiamo tutti ma che non mangiamo più da 30 anni, ovviamente, le pennette alla vodka, al salmone, la banana split, cose anni 80, ci faranno compagnia, ci faranno compagnia gli straordinari DJ della DJ History, sì, esatto, Tote anche, quindi c'è, una serata, c'è anche Tote a pieno ritmo. Io immagino che insomma faremo fatica a stare seduti fermi sulle sedie, ma staremo lì in buon ordine con una colonna sonora eccezionale. E Mevas, un po' se le drea finì, giusto? Ho detto no, in dialetto quasi quasi corretto. Siccome prendono in giro Nadia, che lavorando nel marketing dalla sua sede, della sua azienda di Londra, parla in inglese, ho detto l'abbiamo sfidata, fai anche qualche posto in giusto, dialetto. No, lei parlava in dialetto. Certo, certamente, esattamente. Allora, muovetevi, cari amici della 70, ma non solo, anche perché possono entrare potete anche... Potete venire anche voi, ci farebbe piacere. Certo, assolutamente sì. Tote mi ha invitato, infatti, appunto, a venire. Allora, Lido di Bellagio, sabato prossimo, lo ricordo, 10 di ottobre, e i posti, come dicevamo, davvero sono limitati, quindi ci sarà con affrettatevi. Voi Francesca Paini, Cavaliere della Repubblica, ma anche straordinaria Presidente della Fondazione Scaladrini, alla quale il ricavato di Breva 70 di quella sera, e anche Silvia Baratelli, alla quale facciamo tutti insieme gli auguri oggi, perché compie oggi
80 anni, auguri! Un straordinario, è la figlia di Felice Baratelli che ha fondato il fondatore della Stecca 61 anni fa. Allora, oggi è un giorno importante. Grazie alle due gentilissime ospiti. Grazie. Anna, torni settimana prossima perché parliamo del passaggio della Stecca, va bene? Sì, creiamo un po' di suspense, non vi diremo come, non vi diremo quando, ma torno settimana prossima perché tra pochi giorni, finalmente, siamo in ritardo. Sei rimasta via giugno, tutto il periodo del Covid, non sei mai venuta a trovarci. Per fa', come facevo? Adesso va bene. Ti aspettiamo due volte in due settimane. Grazie. Nadia, grazie della tua simpatia. Grazie a voi. Grazie a voi. Dico solo una cosa sulla settimana prossima. Il nostro passaggio di consegna della Stecca si terrà in una location assolutamente unica al mondo che abbiamo a Como. Quindi assolutamente state sintonizzati perché ve lo spieghiamo la settimana prossima. Aspetta, non ha detto stay tuned. Stay tuned. Vabbè. Hai aspettato 50 anni, ma hai visto, hai fatto anche adesso la radio e la web TV. Va bene, va bene. Grazie Nadia. Buongiorno a tutti, grazie.